Fusaro, sono 100 anni dalla nascita di Pasolini. Che eredità ha lasciato l'intellettuale probabilmente più, come dire, più divisivo del Novecento? Ha lasciato una grande eredità non raccolta tuttavia, quindi il vero compito del presente sarebbe quello di rendere l'eredità di Pasolini raccolta, fruttifera, in qualche modo feconda, e invece così non è purtroppo. La grande eredità di Pasolini sta naturalmente nel pensiero critico, come sempre si dice, ma poi nella capacità di distinguere il progresso dallo sviluppo. Il vero progresso non coincide con lo sviluppo così come lo concepiamo noi, e anzi lo sviluppo così come lo concepiamo noi, sotto chiamandolo progresso, in realtà è molto spesso l'antitesi del vero progresso, che meglio sarebbe chiamare emancipazione. Quindi questa è una prima eredità importante. Poi Pasolini ci lascia l'eredità della figura dell'intellettuale a 360 gradi, filosofo, poeta, cinematografo, insomma una figura a 360 gradi che oggi manca nel tempo dell'idiotismo specialistico e della parcellizzazione dei saperi. Per cui è un'eredità complessa, quella di Pasolini, articolata, e la giornata di oggi vuole avere lo scopo anche di provare a ricordarne l'importanza. Giancarlo Bucci, c'è un legame molto sottile, o meglio, molto più che sottile, tra Alba Adriatica e Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è stato ad Alba Adriatica nel 70 e 71 in una commissione con grandi intellettuali nel mondo dell'arte e della cultura italiana, per essere in una commissione del premio Marino Mazzacurati di pittura, scultura e grafica, e fu un grande successo. Io avevo 24 anni in quel periodo, lo ricordo benissimo, in giro anche per Alba Adriatica con la sua Alfa Romeo, con la quale poi fu ucciso, con la stessa, insieme a Ninetto Dauli. Beh, fu una grande manifestazione, parteciparono 380 artisti da tutta Italia, fu veramente una bella manifestazione. E oggi, al centenario della nascita, vogliamo ricordare Pasolini ad Alba Adriatica, proprio in occasione di questo premio Marino Mazzacurati. In questa occasione c'è una mostra da lei curata e anche una pubblicazione. Sì, dunque io in occasione ho fatto 300 monografie dedicate a Pasolini, che sono racchiuse in un libro che oggi presenteremo, che quest'estate sarà allestita una mostra dal 1 luglio al 20 agosto con tutte le tavole che qui sono entrate il 20 per il 2/3 per questione di spazio.